Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Ho provato, grazie a MIDI Music, tutti i prodotti che sono arrivati sul mercato italiano. L'azienda che li produce in Spagna ha infatti creato e poi distribuito degli eccellenti outboard ispirati ai più grandi marchi, in special modo a Neve. Questa settimana ho ricevuto il Britstrip preamp e il Successor compressore, che vedremo nel dettaglio in questo lungo video. Successor è, deducibilmente dal nome, un compressore, ma con caratteristiche molto particolari che lo rendono utile e versatile in tantissime situazioni, dal mix al mastering. La costruzione è solida, i potenziometri sono migliori rispetto a quelli prodotti dalle case concorrenti, che producono cloni quindi, e soprattutto la tecnologia è stata migliorata notevolmente per raggiungere una silenziosità che neanche le macchine a cui si ispirano possiedono. Era un po' di tempo che desideravo fare un video sui compressori a diodi. Trovate già da tempo dei video sul mio canale riferiti ai compressori ottici, in particolare il mio Maselec MLA2, e ne farò anche uno dedicato a quelli VCA. Con l'arrivo del Successor ho finalmente trovato il tempo per parlare di questa splendida tipologia di compressori vintage style. Il Successor, diciamolo subito, è ispirato al Neve 2254R, da cui appunto trae alcune caratteristiche ma ne aggiunge altre più moderne che la macchina originale non possiede. La sua caratteristica fondamentale è basata sul tipo di circuiteria utilizzata per lo stadio di compressione. Il Successor è infatti un compressore a ponte di diodi, come anche lo storico 33609, sempre della Neve. Ma cos'è veramente un diode bridge compressor o un compressore a ponte di diodi? È fondamentalmente un compressore analogico che utilizza due ponti di diodi bilanciati per applicare una attenuazione variabile al segnale in ingresso. Come funziona un compressore l'ho spiegato in due video che trovate sempre su questo canale, ma per i meno esperti facciamo un brevissimo riassunto. Basti sapere che il compressore è un sistema che permette l'attenuazione dinamica di un segnale e che riduce di fatto la differenza tra piano e forte. Tecnicamente un compressore quindi attenua soltanto la parte più forte di un segnale, portandolo ad un livello più vicino a quello della parte piano, e per questo viene anche chiamato upward compression. Utilizzerò i termini forte e piano perché in italiano sono associati ai termini louder e soft, che ovviamente troviamo in inglese, e anche nella musica per descrivere appunto la dinamica. Che cosa costituisce la parte più forte e quanto possono essere attenuate queste parti forti? Queste due domande sono correlate ad un parametro del compressore, come vedremo, che si chiama threshold, o soglia di intervento, che delimita il momento in cui il compressore inizia ad intervenire. Se la soglia è più alta del segnale più forte, il nostro compressore non entrerà in funzione. Ma appena decideremo di far scendere questa soglia verso le parti forti del segnale, indicheremo al compressore quando entrare e quindi quando iniziare ad intervenire. Nel momento in cui la compressione si accende, poi saremo in grado di scegliere i momenti di attacco e rilascio con i comandi attack and release, sempre espressi in millisecondi. Se scegliamo un attacco veloce, il nostro compressore inizierà a comprimere immediatamente appena superata la soglia, mentre con il release scegliamo quando farlo smettere di comprimere. In sostanza, il tempo di attacco è il momento in cui il compressore reagisce una volta che il segnale d'ingresso supera la soglia, threshold. Il tempo di rilascio è il momento in cui il compressore smette di reagire, quindi smette di comprimere il segnale che sta entrando. Il Ni o ratio che troviamo è invece il punto di transizione di questa soglia di compressione, ossia dove il segnale di uscita inizia ad attenuarsi in relazione al segnale in ingresso, ed è sempre espresso in un rapporto 1 a 2, 1 a 4, eccetera, eccetera. Infine il make-up gain, che è il volume di uscita del compressore, perché riducendo il forte a livello del piano,
tutto quello che suonerà al termine della catena sarà piano ed è necessario quindi recuperare il volume in uscita. Il sidechain, che troviamo in tantissimi compressori, non tutti, serve per costringere il compressore ad agire solo verso un range di frequenze, quindi solo verso i bassi o solo verso gli alti, o soltanto i medi, o in base ad un segnale che viene inviato alla catena di sidechain, ossia una sidechain esterna che lo controlla e lo fa entrare in funzione sul segnale a cui viene applicato. Solo ad esempio una voce che entrando nel microfono fa azionare il compressore che si trova per esempio su una base e quindi di conseguenza appena entra la voce il compressore della base riduce il volume della base. Questo è quello che accade in radio quando gli speaker stanno parlando. Ogni compressore però possiede poi due parti critiche. Il segnale in ingresso passa attraverso un circuito di gain reduction e va nello stadio di compressione. Ed il controllo di sidechain che è collegato al circuito di gain reduction, che essendo manipolato proprio dal sidechain interno o esterno lo influenza pesantemente. Nel nostro caso il circuito in oggetto è proprio quello a diodi descritto precedentemente e che utilizza appunto un ponte di diodi per controllare la riduzione del gain. Sostanzialmente è un circuito che controlla e provvede a dare la stessa polarità al segnale in input e in output. Funziona quindi come un circuito rettificatore. Non scendiamo nel dettaglio tecnico-elettronico, ma questo ci serve per capire che il sistema va costruito con diodi matchati per ridurre al massimo l'alto livello di distorsione. Ci sono tantissimi circuiti di questo tipo, ma pochissimi funzionano veramente. Per questo motivo non è comune trovarli e non sono molto popolari. Il circuito quindi rileva il picco e lo riduce in voltaggio per lo stesso valore. A titolo informativo, le macchine che al momento adottano questa tecnologia sono ovviamente il NIV con il suo 2254R e sempre il NIV con il 33609. Oltre a questi, il Rupert NIV con il 5254, splendido, lo Zener Limiter della Chandler. Nella serie 500 troviamo sempre Rupert NIV con una sua versione del 2254 e la ML54F50 che replica proprio nei moduli 500 i moduli originali del 2254. Ma poi scendendo di qualità troviamo anche il limiter dell'Audioscope, il DBC20 della Buzz Audio e il Golden Age 554. Nelle emulazioni software, come abbiamo spesso visto nei miei video, troviamo Gold 4 di Acoustic Audio, il mio preferito in assoluto, ed anche il Cerise, sempre di Acoustic Audio, che era distribuito gratuitamente qualche tempo fa. Poi troviamo il Lindell 254E della Lindell Plugin, il SEAC della JVR Audio, Nomad Factory British Bundle, Diode 609 della Antelope, lo Zener Limiter della UAD, insieme anche al 33609 sempre della UAD. Nella versione Waves invece troviamo il V-Comp ed infine il 33609 emulato dalla italiana il K Multimedia, che forse è uno dei migliori 33609 emulati sul mercato a livello di plugin. Ma come dicevo prima, bisogna comunque fare una distinzione delle caratteristiche timbriche del 2254 da quelle del 33609, che invece è un po' più anonimo e meno colorato. È una macchina specificatamente pensata e creata per il broadcast. Il campo delle applicazioni a cui viene spesso associato un compressore di questo tipo è dedicato al mix e delle batterie, ad esempio, come delle chitarre che acquistano così più vitalità, e anche sulle voci. Raramente viene utilizzato in mastering proprio perché spesso introducono troppa distorsione o rumore di fondo. Tranne quando sono costruiti, come nel caso del 2254 e del 33609, per il limiting del broadcast. Il successor è stato sorprendente in questo e ora andremo ad ascoltarlo nel dettaglio in una classica traccia di batteria e poi sul mastering di alcune song che ho prodotto lo scorso anno per l'album di Gianfranco Mauto. Ma prima di partire con le tracce andiamo a descrivere quindi rapidamente i controlli e poi manipolarli sulle tracce mentre sono in play. Per prima cosa accendiamo il successor e poi portiamo tutti i parametri adesso a zero per verificarli. Quindi mettiamolo in posizione standard e analizziamoli uno per uno. La prima cosa da fare ovviamente è inserire il compressore, altrimenti rimarrà in posizione di bypass.
troviamo come primo controllo, come spesso accade nei compressori, un threshold. Vi ricordo che i potenziometri che sono installati all'interno del successo sono tutti a step, molto molto comodo anche per poter richiamare dei preset. Ci possiamo segnare appunto su un progetto che tipo di compressione abbiamo utilizzato, selezionando direttamente lo step giusto, oppure come nel caso di Studio One, come abbiamo visto nel tutorial riferito al Pipeline XT, possiamo fare una fotografia del nostro compressore ed inserirla direttamente all'interno del plugin per poter poi richiamare il preset molto velocemente. Troviamo poi la selezione del ratio della compressione con rapporto 1.5, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1 e in posizione limiter. Passiamo poi all'attacco, dove appunto possiamo scegliere 50 nanosecondi, che è l'attacco più veloce possibile in analogico, almeno per questo tipo di compressione, ed è un sistema veramente veramente violento e cattivo. In questo modo possiamo uccidere letteralmente il transiente ed utilizzare il compressore per delle fasi creative. Possiamo poi passare all'attacco 0,2, 0,5, 2, 5 e 20 millisecondi. Il release più lento è di 25 millisecondi, per poi passare a 50, 100, 400 e nelle posizioni A1 e A2, che sta per Automatic 1 e Automatic 2, e li vedremo poi in azione durante la demo. Altra cosa interessante è il sidechain filter. Abbiamo la posizione di off, quindi dove non viene utilizzato, portare in posizione 80, che è un high pass filter a 80 Hz, stesso high pass filter a 160 Hz, e poi nelle posizioni 800 abbiamo un sidechain sugli 800 Hz e sui 3000 Hz, cosa utile per poter schiacciare leggermente questi due tipi di frequenze, o questi due tipi range di frequenze, appunto come nella parte sotto nasale della voce e nella parte alta, dove si trovano appunto per esempio le caratteristiche timbriche spesso espresse da rullanti o dalla voce appunto. Poi l'ultima posizione abbiamo 5 kHz, è un vero low pass filter. In questo caso si trasforma in una situazione di de-essing molto utile per poter appunto correggere quel fastidioso harshness che troviamo magari sui piatti degli overheads della batteria o sulla voce. Per ultimo troviamo il make-up gain, che passa da 0 a 10 dB, e questa è un'altra caratteristica molto bella di questo compressore, perché utilizza la circuiteria e, il trasformatore di uscita del NIV 1073. Ultimo ma non ultimo, abbiamo la possibilità di inserire un external sidechain, quindi una volta attivato viene disabilitato il sidechain filter e possiamo pilotare esternamente la sidechain del nostro successor. Infine troviamo il blending, che una volta attivato possiamo passare appunto da wet a dry, ed è controllato molto molto bene, come vedremo, perché appunto riesce a sommare in maniera egregia e molto silenziosa il segnale wet a quello dry. Quindi attenzione quando noi poi ritorneremo sul wet, perché il gain compensation sarà comunque influente su questo tipo di rapporto. Andiamo a vedere come funziona.
come abbiamo ascoltato, il successo era in grado di lavorare come limiter in maniera egregia. Anche grazie ai suoi parametri di rilascio automatici, diventa comodo in situazioni di tracking e live, adattandosi a diversi tipi di generi musicali. Utilizzato invece come se fosse un VCA, riesce ad essere estremamente aggressivo e snappy su tutti i transienti, riuscendo a schiacciarli anche meglio del classico VCA. La compensazione del gain in uscita è limitata a 10 dB, ma se utilizzata con accortezza e in combinazione con il threshold, ci permette di rimanere a regime. Mentre i trasformatori Carnhill che troviamo in uscita ci ridanno il timbro tipico del 1073, splendido, senza mai andare in distorsione. Il controllo di sidechain è oltre le mie aspettative, anche utilizzandolo esternamente. Mentre la manopola del blend mix, indispensabile per il processing parallelo, non è disponibile nei modelli NIV e aumenta enormemente il campo di applicazioni di questa macchina. Il trasformatore di alimentazione generale è esterno e questo aiuta meglio la silenziosità di tutto il circuito. La costruzione è solida, la componentistica interna è SMD e, a voler essere veramente pignolissimi, i potenziometri non sono il top esistente sul mercato, ma avrebbero fatto lievitare il prezzo del doppio rispetto a quello attuale. È indispensabile utilizzare un ingresso ed un'uscita della scheda audio a più 4 dBU, quindi controlliamo questo setting nel manuale della nostra scheda audio, altrimenti avremo problemi di adattamento con il confronto tra il segnale dry e quello wet, oltre ovviamente anche ad un comportamento errato della circuiteria in ingresso. In definitiva, Successor è un successo. Perdonerete il gioco di parole, è uno dei migliori compressori da mix e mastering che io abbia mai provato. Ho già parlato con MIDI Music e questo in particolare che avete visto ed ascoltato nella recensione non tornerà più indietro. Infatti, dopo un paio di giorni di test è scattato immediatamente sia l'amore verso il Successor sia il bonifico verso l'acquisto. Successor è la combinazione perfetta di carattere vintage, pensando proprio al timbro e al tipo di distorsione armonica, unito alle caratteristiche moderne di cui dispone. Heritage Audio ha fatto un prodotto unico, che si ispira al NIV, ma che NIV non possiede nel suo catalogo, ad un prezzo super accessibile. Non avrei sinceramente pensato di acquistare un altro compressore nel mio workflow se non fosse stato per un 33609 da usare come limiter sulle registrazioni delle voci, ma il Successor si comporta nello stesso modo, con qualche marcia in più, in metà spazio rack e da una frazione del costo. Per me è il must have del 2021. Se non possedete outboard nel vostro home recording studio o state pensando di acquistare un compressore analogico per aggiungere una marcia in più ai vostri mix, non puntate sui vari cloni SSL o GSSL autocostruiti che ho visto spesso in giro in tantissimi studi e che vi costringono ad accontentarvi di un sound mediocre fatto da componentistica mediocre. Come ho già detto, Successor non è un compressore VCA, ma il comportamento ci si può avvicinare con una qualità nettamente superiore. A causa della estetica ero partito con un preconcetto pensando fosse l'ennesima copia del compressore VCA SSL e invece ho scoperto di avere tra le mani un 2254 in versione stereo. Faccio un applauso quindi a Heritage per aver creato questa splendida macchina. Vi consiglio di provarlo. Se vi trovate a Roma sarò felice di farvelo ascoltare in studio. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!